un'azienda al femminile e un'azienda di famiglia. L'azienda di famiglia opera dal 74 nel settore del vetro per illuminazione. È stato deciso attorno al 2001 di creare la GMA per iniziare a decorare il vetro per i lampadari in azienda. Da lì la richiesta è arrivata anche al settore Horeca. Lavoriamo principalmente il vetro, è una colorazione che può essere a caldo, a freddo, può andare dai 180 ai 600 gradi. Lo decoriamo, quindi serigrafia su vetro, tampografia, sabbiatura, facciamo la bordatura, la decalco. Dove non possiamo andare in serigrafia diretta sul vetro, facciamo una serigrafia indiretta, quindi viene applicata su dei fogli e poi trasferita sul vetro. E poi il foil, che è un'altra tecnica dove viene applicato poi a caldo un film sopra la serigrafia. La forza della GMA è riuscire ad operare sia nel settore di nicchia, profumerie, aziende, Horeca, chi fanno generi di lusso con dei numeri più bassi. Poi però possiamo arrivare anche a dei numeri elevati perché, non essendo un'azienda standardizzata, riusciamo a soddisfare il cliente anche nei grossi numeri. Nel tempo siamo stati seguiti da degli artigiani che hanno creato dei macchinari apposta per noi e su nostra richiesta. Questo ci ha permesso di fare una produzione a livello anche industriale, però con la qualità dell'artigiano. I nostri prodotti sono molto ben curati, non sono fatti da macchine automatiche e hanno, a detta dei nostri clienti, una qualità superiore. Le ragazze sono qui da quando è nata l'azienda, nel provare, nel fare nuovi prodotti, perché è il cliente che ci porta poi a fare dei nuovi prodotti. Le ragazze hanno sviluppato anche delle idee loro, contribuiscono ad arricchire l'azienda. Noi seguiamo il cliente, abbiamo uno studio grafico che pensa a creare il prodotto ad hoc per quel cliente. Vendiamo attraverso il nostro sito, l'e-commerce, i nostri prodotti sia ai privati che alle aziende. Si lavora insieme, ci si aiuta e poi si ha quell'intuizione femminile nel giostrare la giornata, ma anche quella sensibilità nel risolvere anche i problemi che possono sorgere. Meglio che sia per una donna, perché una donna è più precisa e è più brava a decorare, è molto più attenta. Io sono dell'idea che bisogna vivere bene. Se posso soddisfare le richieste delle ragazze, so di poter ottenere il massimo da loro. Quindi noi abbiamo dei contratti che sono fatti su richiesta loro. Ragazze che lavorano 4 ore, ragazze che lavorano 6 ore, ragazze che lavorano 8 ore. Non c'è un orario di partenza, perché c'è quella che preferisce lavorare alle 6 del mattino, c'è quella che preferisce arrivare alle 8 perché deve portare i bambini a scuola. Anche le ferie non sono gestite dall'azienda, ma sono gestite da loro. E penso che sia la cosa migliore. Io le vedo contente, ecco. E quando sono contente loro, sono loro che lavorano e sono loro che mandano avanti l'azienda.